La già ricca offerta di spettacoli di qualità nelle Marche si arricchisce in questo fine inverno e inizio primavera di un nuovo festival Klang. Altri suoni, altri spazi è il sottotitolo di questa rassegna musicale che ha lo scopo di valorizzare esperienze musicali di qualità. Sicuramente cercare una differenza in qualche modo, una differenza da quello che è il mainstream, ma non tanto per gusto di, insomma, per una vocazione minoritaria, per la voglia di scoprire quello che ancora non è pienamente scoperto o comunque ha meno occasioni di mostrarsi. Questi 16 appuntamenti hanno questa certezza al loro interno, sono tutti artisti di grande forza, di grande intelligenza, con identità molto precise, che sicuramente, identità che verrà sicuramente valorizzata e amplificata dai luoghi bellissimi in cui andremo ad ospitarli e dai contesti bellissimi in cui andremo ad ospitarli, dall'università ai teatri storici delle Marche. Insomma, sono davvero delle occasioni uniche. È una rassegna che invita alla scoperta, lo fa fin dal prezzo dei biglietti, che sono assolutamente molto popolari, perché appunto dietro i nomi che dei tanti artisti che magari qualcuno non conosce si nasconde davvero qualcosa da conoscere, pieno di emozioni, pieno di professionalità, pieno di grande senso. E quindi l'idea è proprio quello di invitare ad una alterità. Sono 16 appuntamenti che vogliono appunto ricostruire una mappa davvero molto ricca di emozioni. Alto tasso di sperimentazione e alto tasso di autorialità sono le parole d'ordine di questo festival, che proporrà artisti internazionali in location peculiari come l'Aula Magna dell'Università Politecnica delle Marche. Vogliamo parlare di cantautori, abbiamo fatto l'anno scorso raccontando la storia dei cantautori. Ecco, quest'anno l'abbiamo voluto attualizzare, cioè vogliamo parlare di quello che è, di quello che sono i cantautori, di quello che è il linguaggio che loro utilizzano, le storie che raccontano le loro canzoni. Abbiamo iniziato con Bruno Risas nell'inaugurazione delle giornate dedicate all'orientamento e vogliamo continuare con Amat adesso in questo percorso ricco di nuovi attori, di nuovi testimoni del presente. Motta è uno di questi, parla delle complessità del presente, parla ai giovani, parla in qualche modo, accompagnando la musica, delle loro problematiche, e lo vogliamo fare nell'Aula Magna, lo vogliamo fare in un posto dove i nostri studenti discutono le loro tesi di laurea, incontrano i loro professori. Beh, quella sera vogliamo far incontrare i nostri studenti con un testimone delle complessità del presente. 16 concerti, 13 comuni e un ventaglio di artisti nazionali ed internazionali, dalla svedese Christina Uman all'italiano Fibo Riva. Questo è il campo d'azione di una rassegna come questa, devo dire anche la grande forza della musica, anche della danza, ma la musica devo dire lo fa con grande forza, perché la musica è un linguaggio davvero internazionale e una rassegna come questa appunto non può limitarsi, e infatti si intrecciano le provenienze più varie tra questi 16 protagonisti, dall'Australia appunto all'Islanda, proprio perché appunto è un linguaggio che si sviluppa ovunque, ma poi ha voglia e piacere di trovare dialogo nei territori più diversi, e le Marche su questo sono sicuramente un territorio molto accogliente.